succedere qual è il doping dei powerlifter. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Spero che non si senta il casino dietro dalla musica. Oggi ho portato due amici powerlifter ad allenarsi nella palestra dove lavoro io, che è una Fit Active, così che vediamo se l'attrezzatura delle low cost è in grado di soddisfare anche dei powerlifter. Qua ora ci stiamo scaldando e vi pongo subito un quesito. Secondo voi questo ragazzone quanti anni ha? 18. Quanti? 18. Quant'è che pesi, Luca? 98. 98 per? Per 1,90. 1,90. E c'è la bellezza di? 24 anni. 24 anni. Poi qua abbiamo anche l'osteopata che mi sta aiutando con i miei problemi di salute. Tu Simo quanti anni hai? 30. 30 esatti? 30 esatti. Bene. Oggi stiamo staccando. Qua si stanno ancora scaldando. Dopo non so quanto arrivano, ma sono forti, ragazzi. Adesso Luca sta staccando 205, ma poi salirà fino a 220. Vediamo se anche gli osteopati spingono forte. 300 gear. Lui? Io. No, dico lui. 270 completa. 270 di massimale, ciao Simone. Luca è arrivato ai... Quanto sei adesso? 25. A 225 si mette la cintura. Fino a 25 niente cintura. Esatto. Comunque fatemi sapere con un like se questi tipi di video vi piacciono, quindi proprio in palestra, allenamento, vi faccio vedere quello che facciamo. Andiamo a vedere nel frattempo Luca che si prepara ai suoi 225 con le fascette, perché purtroppo non c'è magnesite, non si può utilizzare la magnesite qua da noi in palestra. C'è anche da dire che Luca ha un massimale di 300 kg gear e 290 row. Oh. Oh. Poi Luca è l'uomo con più trapezio sulla faccia della terra, cioè lì è dietro. Due montagne, porca troia. Senza allenarli. Senza allenarli. $2,50 questi? Bomba! Beh, comunque erano leggeri, non ti ho visto faticare troppo. Pensavano almeno 3. Infatti. Allora non è 2,70 di massimale. No. Ah, ecco! Che dopo aver fatto il mio 4x4 di stacco, ora devo fare la panca paralimpica. Comunque vi faccio vedere qual è il doping dei powerlifter. Le caramelline. I ciucci. Comunque loro usano le caramelline, io uso gli Energy Amidas di Foodspring, gusto Ice Tea. Vi ricordo sempre il codice RiccardoPSG sul loro sito se volete un 15% di sconto, e vi lascio sempre tutti i link sotto in descrizione. Adesso faccio il primo set a 90 kg, quindi il peso giusto. Easy. Adesso faccio una domanda sorpresa a Luca qua dietro, così non può prepararsi la risposta. Non ho studiato. Non hai studiato. Allora, voglio che mi dai un voto all'attrezzatura, considerando che sei una palestra low cost da 300 euro l'anno. Bilancieri e dischi. Buono, bilanciere, quello che abbiamo usato per stacco, e l'altro anche che hai usato te, immagino. Sì. Buono, a parte la zigrinatura che... Sì, la zigrinatura è leggermente morbida. Morbida, però non fletteva neanche tanto, quindi, cioè, giusto.
buono, anche un 7,5, 8. I dischi, vabbè, quelli della Ziva. Della Ziva non sono male, sono un po' spessi, quindi un po' ingombranti, però sommato però magari ce n'è pochi. Ok, sì, arriviamo forse a 300 kg di dischi, forse. Sì. Diciamo che non c'è gente che stacca a 220, quindi che si riprende tutti di solito. E basta, per il resto è bilanciere gli altri un po' da low cost. Però ci diciamo sta. Che no, per no. Il resto ci sta. Macchinari non li ho ancora provati, però magari... Sì, tutto Matrix, praticamente tranne il colino là che è panatta. Però non sembra male. Dai, quindi promosso per essere promosso, una low cost. Promosso. Fatta la panca paralimpica, ora mi sono spostato le trazioni. Ho già fatto la prima serie, sono 5 da 8 colpi. Diciamo che nelle trazioni è dove sono più pippe in assoluto. Forse anche perché non peso pochissimo. Però niente, si fanno e si cerca sempre di migliorare. Fatte 8 a fatica, sa che difficilmente le ultime 3 serie riuscirò a chiuderne 8. Poi nel frattempo c'è Luca che sta scaldando la panca, immagino, con 80 kg. Lui la sta facendo con l'infermo, la panca paralimpica, solo la prima però. Ultimo esercizio per oggi, lat machine, ne ho 4 serie, 10 colpi. Allenamento finito, adesso i due stavano pensando al McDonald's, vogliono sgarrare, tanto questo qua c'ha la tartaruga che è viva, mi sa che quasi quasi mi aggancio, anche perché oggi ho fatto solo un pasto, la colazione, e adesso sono le 5:20, mi sa che mi aggancio a loro, facciamo post workout al Mac oggi, e sgarretto sia, vediamo com'è sto panino in collaborazione con Gelo Zafferano, ah c'è tipo la scamorza, perché mi allenavo la gara due settimane dopo, ero in Toscana, che se zuccherata sta Coca Zero, comunque assaggio sto panino, vediamo com'è. Buono. Poi sono team panino col pollo, la Mac. Quelli con la carne non mi piacciono. Due uomini grossi, due paninetti. Vabbè, quel panino lo finisci con 3 morsi. Patatine in alto, però. Bene, break al Mac finito. Comunque questo video era per farvi capire che anche una palestra da 300 euro può essere comunque buona per allenarsi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Magari in futuro vi porterò video con altri powerlifter. Considerate che loro spingono. Oggi vabbè, si stavano allenando, quindi non è che posso dirgli tirami 300 kg per il video, però comunque è gente che spinge, quindi magari in futuro arriveranno altri contenuti con loro. Se ti è piaciuto il video lascia un like, iscriviti al canale e lascia un commento. Ci vediamo in un prossimo video.